Ammetto che non ero presente domenica al Ferini perché avevo un impegno già preso da tempo e quindi non ho potuto assistere alla partita della Sangiovannese e della sconfitta di Edna. Però non mi voglio soffermare sulla partita perché non ho visto niente, quindi ho visto soltanto un minuto e mezzo che ho visto poco, sinceramente. Soprattutto il gol che si è subito, io direi anche basta, prendere questi gol anche basta, cioè no, a me non mi viene più a dire, ma siamo una squadra giovane, certe disattenzioni ci stanno. È tutti i giorni andata, ragazzi. Cosa, tutto l'anno no. È tutti i giorni d'andata che si piglia dei gol assurdi. E ripeto, anche basta, perché da qui a diventare la peggior difesa di girone è un passo po'. Attenzione perché si avvicino, eh. Poi un'altra cosa. Quando si perde, soprattutto a noi, ci sia le palle. E quando dopo una sconfitta Simone Calori, sì, dico proprio a te Simone Calori, oggi ce l'ho per te perché i giocatori vanno lasciati stare perché stiamo facendo un campionato al di là delle aspettative, ma oggi ce l'ho con te Simone Calori, ce l'ho con te Simone Calori. Quando si perde, non si va in sala stampa a fare le battutine sui processi. Perché a noi, e siccome te tu sei parte di noi, e tu devi capire che ci sia le scatole. E sono stato anche tranquillo perché non voglio di parolacce. Quindi, Simone Calori, la prossima volta che si perde, tanto sicuramente un giorno, una domenica si succederà e non sarà l'unica questa e questa non è l'unica, però quando si perde a me le battutine non vanno bene, soprattutto sulla gente che non c'è più, intesi? Angolo futsal. Angolo futsal, scusatemi, ma ho picciato qualcosa. Cosa ne si deve dire a questi ragazzi? Niente. Questi ragazzi hanno fatto un 2019 straordinario. Straordinario. Hanno dato la ciliegina sulla torta sabato a Città di Castello facendo una grandissima vittoria, magari mi hanno detto non giocando una partita così scintillante, ma chi se ne frega. Chi se ne frega. Mercoledì sera, sì. Ore 21 si finisce l'anno in casa perché no. Oh no, scusatemi. Giovedì sera. Era un po'. Giovedì sera, ore 21:30. In casa, con Tippo Gibonzi, si finisce l'anno perché c'è la partita di Coppa Italia. Quindi, per salutare il 2020, no, il 2021.
Il 19, scusate, ma sto un po'. Io capisco che è freddo, è inverno, ma dobbiamo essere presenti giovedì ore 21:30 in casa con tipo di Ponzi, perché abbiamo un obiettivo ed è quello di passare il turno in Coppa Italia. Detto questo, io vi auguro buone feste, buon Natale, buon tutto, buon 2020 e speriamo in risultati migliori per la nostra San Giovannese. Simone Halori. Oh!